Buongiorno a tutti, io sono Loretta Guidi, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università di Urbino Carlo Bo. Ringrazio gli organizzatori e il comitato scientifico del festival che mi hanno dato questo spazio, spazio che userò per dare visibilità ad un gruppo di animali invisibili ad occhio nudo. Vi parlerò infatti dei gastrotrica, che costituiscono un phylum che comprende circa 800 specie di invertebrati acquatici a vita libera e li ritroviamo appunto nei sedimenti marini di acque dolci e salmastre. Hanno dimensioni, come dicevo, appunto molto piccole, comprese tra gli 80 e i 500 micron, con poche eccezioni al di sotto degli 80 e poche al di sopra dei 500. Il loro corpo è diviso in un capo e in un tronco. Il termine gastrotrica deriva dal greco gaster, che sta per stomaco, e trica, che sta per ciglio, in riferimento alla ciliatura ventrale che tutti questi animali possiedono, che ha una funzione locomotoria. Infatti, questi piccoli animali nei sedimenti in cui vivono si spostano attivamente e si nutrono di protozoi, di alghe unicellulari, di batteri che riescono ad aspirare con grande facilità grazie alla forza succhiante del loro faringe muscolare. I gastrotrichi vengono suddivisi nei due ordini, dei macrodasida e dei chetonotida, sulla base di caratteristiche morfologiche, biologiche ed ecologiche ben definite. I macrodasidi infatti sono prevalentemente marini, hanno una caratteristica forma del corpo a nastro e lungo tutto il corpo sono distribuiti numerosissimi tubuli adesivi che rappresentano un efficace mezzo di adesione al substrato durante i movimenti negli spazi interstiziali. Per quanto riguarda la loro condizione sessuale, sono ermafroditi, quindi presentano sia la gonade maschile che la gonade femminile, alla quale dobbiamo aggiungere per completare l'apparato riproduttore, due organi riproduttori accessori che sono l'organo frontale e l'organo caudale, chiamati così in base alla posizione che occupano nel corpo e che servono rispettivamente per l'immagazzinamento e la conservazione degli spermatozoi e per la fecondazione. I chetonotidi invece sono prevalentemente dolciacquicoli, alcuni marini, hanno una caratteristica forma a birillo, i tubuli adesivi sono pochi e posizionati nella parte caudale del corpo a formare la cosiddetta furca e manifestano una spiccata tendenza alla partenogenesi obbligata, quindi gli organi riproduttori accessori sono assenti. Sia i macrodasida che i chetonotida depongono uova, quindi sono ovipari, e la deposizione delle uova è un evento traumatico per l'organismo in quanto avviene per rottura della parete corporea. Un'altra caratteristica molto particolare appunto di questo phylum è l'eutelia, ovvero il fenomeno della costanza cellulare. Questo vuol dire che alla nascita le mitosi si arrestano. Quindi il neonato si accresce non tanto per moltiplicazione cellulare, anzi direi non per moltiplicazione cellulare, ma per aumento delle dimensioni delle cellule stesse. I gastrotrichi, proprio per le loro piccole dimensioni, sono estremamente difficili da studiare e da manipolare. Estremamente difficile è studiare quindi la loro anatomia interna ed esterna, perché in questi casi, appunto, di organismi così piccoli si tratta di rilevare dettagli molto fini. E a questo punto ci possiamo porre la domanda: ma com'è possibile rilevare i fini dettagli di animali così piccoli? I fini dettagli di campioni biologici così piccoli possono essere rilevati grazie all'ausilio dei microscopi elettronici, microscopi che utilizzano gli elettroni come sorgente luminosa per la formazione dell'immagine. E grazie all'utilizzo degli elettroni essi raggiungono un potere di risoluzione molto elevato, molto più elevato di quello del microscopio ottico. Infatti, vi ricordo innanzitutto che il potere di risoluzione viene definito come la più piccola distanza esistente tra due punti che possono essere ancora individuati come distinti. E mentre il microscopio ottico ci dà un potere di risoluzione pari a 0,2 micron, il microscopio elettronico arriva a 0,2 nanometri.
vi ricordo anche che 0,2 nanometro, il nanometro è la millesima parte del micron e il micron è la millesima parte del millimetro. Questo per dirvi che 0,2 nanometro è una distanza veramente piccola, così piccola da poterci permettere di rilevare i più fini dettagli dei campioni. Quando si parla di microscopi elettronici ci si riferisce a due tipi fondamentali, il microscopio elettronico a scansione e il microscopio elettronico a trasmissione. Quindi i microscopi elettronici a scansione e a trasmissione utilizzano entrambi gli elettroni per la formazione dell'immagine. Ma allora qual è la differenza tra i due? La differenza consiste nel fatto che nel microscopio elettronico a scansione il fascio degli elettroni effettua una scansione del campione massivo, ovvero del campione in toto, cosa che si traduce nell'ottenimento di immagini tridimensionali di superficie del campione, come potete vedere nell'immagine a sinistra. Nei microscopi elettronici a trasmissione, invece, il campione è costituito da sezioni estremamente sottili e il fascio degli elettroni passa attraverso di esse. Le sezioni possono essere ottenute solo dopo aver incluso il campione in materiali resinosi che cristallizzano, permettendone appunto il sezionamento in fettine così sottili da poter essere attraversate dagli elettroni. Siamo intorno a spessori, si fa per dire, di circa 70-80 nanometri. Quindi con la trasmissione, con i microscopi elettronici a trasmissione, otteniamo delle immagini bidimensionali dei campioni biologici, ma entriamo all'interno delle tramite statali e possiamo scoprirne quindi veramente i dettagli interni più fini. Adesso vi voglio presentare alcune immagini di microscopia elettronica a scansione e a trasmissione relative ad alcune specie delle tante di cui mi sono occupata appunto in questi ultimi anni. Ecco Dinodasis mirabilis, al centro vedete un'immagine appunto dell'animale in toto e guardando la barra possiamo subito dire che le dimensioni di questi esemplari superano di poco i 400 micron. Inoltre questa immagine ci permette di dire che l'animale è dotato di una testina trapezoidale con all'apice con un cono apicale al cui centro si apre la bocca. Sotto, cerchiate in giallo, vedete delle strutture posizionate sia bilaterali, quindi sono presenti sia a sinistra che a destra, che sono delle strutture bastoncellari simili a tentacoli e sotto di questi troviamo delle strutture ancora più caratteristiche che noi abbiamo definite manine, guardate l'ingrandimento presente nella foto in alto a sinistra, che sono rappresentate da elevazioni cuticolari su cui si concentrano i 9 tubuli adesivi anteriori. L'immagine in basso a sinistra invece ci documenta l'area in cui si apre il poro genitale maschile. E vi prego di guardare ancora l'immagine al centro, sulla parte destra si vede una serie di tubuli adesivi laterali che si ergono da elevazioni cuticolari. E andandoli ad analizzare al microscopio elettronico a trasmissione, immagine in alto a destra, abbiamo potuto documentare che ognuno di questi tubuli è associato ad una cellula sensoriale, qui indicata con l'asterisco. L'immagine in basso a destra invece ci porta all'interno della parte caudale, della parte terminale, diciamo, del tronco dell'animale e quindi ci ha permesso di documentare l'organo frontale indicato con FO, che è risultato costituito da un epitelio che riveste un lume al cui interno vengono appunto immagazzinati e conservati gli spermatozoi. Quella massa nera altro non sono se non tanti spermatozoi ammassati, tanto, molto vicini gli uni agli altri. In basso ancora vedete indicato con GO, un organo ghiandolare tipico di questa specie, costituito da cellule invece tutte simili tra di loro e piene di vescicole secretorie.
Ed ecco altre immagini relative ad un altro gastrotrico macrodaside, Acanthodasis australis. In questo caso sono solo immagini di microscopia elettronica a scansione che ci documentano come il corpo di questo gastrotrico sia completamente rivestito da squame, la maggior parte delle quali sono munite di spine, come potete vedere dall'ingrandimento a destra, e altre invece sono senza spine, quelle più in profondità. Queste squame sono risultate un carattere diagnostico fondamentale per la descrizione di questa nuova specie. Ed ecco ancora un'altra specie di gastrotrico macrodaside, Crasiella di Plura, documentato con immagini immagine a microscopio ottico, le prime due, e immagine a microscopio elettronico a trasmissione, le ultime due a destra. L'immagine a sinistra documenta l'animale in toto. Vi prego sempre di guardare la barra per capire di quali dimensioni stiamo parlando, mentre l'immagine centrale è un ingrandimento, sempre a microscopio ottico, in questo caso un microscopio ottico differenziale, che ci permette di vedere l'organo frontale e l'organo caudale. Focalizziamoci un attimo sull'organo caudale, che già da questa immagine di microscopia ottica appare abbastanza complesso e già in questa immagine si intravedono due canali indicati con le frecce gialle. Ecco, abbiamo voluto documentare e descrivere questi canali con la microscopia elettronica a trasmissione. Ci siamo riusciti ed ecco qui le immagini del canale in alto, l'immagine in alto, e in basso invece vedete indicato con la freccia gialla il canale appunto in basso. E questi canali servono per riempire l'organo caudale con gli spermatozoi. Per essere più precisi, il canale in alto viene utilizzato per far entrare i propri spermatozoi, gli autospermatozoi, all'interno dell'organo caudale. E il canale invece più in basso viene poi utilizzato per farli uscire chiaramente nel momento della fecondazione incrociata. L'immagine in basso a destra è, come potete vedere, un'immagine in una sezione longitudinale che prende tutto l'organo caudale e questa immagine ci ha permesso di documentare la natura glandulo-muscolare dell'organo. Quindi abbiamo potuto descrivere gli strati muscolari che rivestono l'organo stesso, indicati dalla freccia nera in alto a destra, e poi le cellule ghiandolari che compongono il resto appunto dell'organo caudale, che presentano numerosissime vescicole secretorie, fortemente elettrondense. Ancora Crasiella di Plura, questa volta ci focalizziamo su immagini che ci documentano la struttura e l'ultrastruttura degli spermatozoi. Guardate nell'immagine a sinistra, nelle due immagini a sinistra, gli spermatozoi dentro i testicoli e dentro i deferenti. Al centro uno spermatozoo isolato che appare essere un tipico spermatozoo di macrodaside, ovvero uno spermatozoo filiforme e flagellato. Già da questa immagine si nota che la parte, diciamo, apicale è una parte molto complessa, costituita da zone diverse, la parte invece più in basso è estremamente spiralizzata. Il microscopio elettronico a trasmissione ci ha permesso di descriverne l'ultrastruttura. L'acrosoma, infatti, la parte alta dell'acrosoma, guardate la prima freccia gialla in alto, ci documenta una parte apicale costituita da un tubulo rettilineo, che contiene, per essere più precisi, un tubulo rettilineo, mentre la parte più basale è formata da una serie di vescicole strettamente impilate le une sulle altre. La parte spiralizzata, ultima freccia gialla in basso, è invece costituita, come documenta bene l'immagine di microscopio elettronica a trasmissione a destra, da un nucleo che si spiralizza, intorno ad un mitocondrio, che va a costituire quindi l'asse di questa porzione.
A questo punto concludo con l'ultimo esempio, quindi con le ultime immagini. In questo caso parliamo di una specie appartenente al genere Cryptodasis, della quale come al solito abbiamo studiato la struttura e ultrastruttura degli organi riproduttori accessori, quindi il caudale e il frontale, ma qui la cosa più caratteristica sono risultati essere gli spermatozoi, che già all'ottico sono apparsi non filiformi, ma tozzi, e la microscopia elettronica ci ha appunto dimostrato che si tratta di spermatozoi molto diversi da quelli filiformi e flagellati tipici dei gastrotrichi macrodasidi. Sono infatti degli spermatozoi, come dicevo, tozzi e soprattutto aflagellati, quindi spermatozoi che mancano di flagello.